Buongiorno. Ragazzi, giorno dopo il mercoledì di Champions. Ragazzi, il tiraculo è pazzesco, Guardare Napoli e Inter fare quelle partite. Veramente ti girano i coglioni. Veramente ti girano i coglioni. Lo so, ragazzi, mi avete rimproverato la lunghezza del video di ieri, mi avete rimproverato la lunghezza, ma ragazzi, veramente non ci stavo dentro con tutti i temi che sono da affrontare. Questi sono temi che vanno affrontati, la gente va informata, la gente va informata su come stanno realmente le cose. Oddio, la verità al 100% non la saprà mai nessuno. La verità al 100% non la saprà mai nessuno. Uno, a seconda, che so, del proprio livello culturale, del proprio livello di informazione, per carità anche dalla vicinanza con alcune fonti. Vedete, quando perculavano Fabio Bergomi sul discorso delle fonti, per me sbagliavano. Perché i casi della vita non li conosce nessuno. E Fabio, onestamente Fabio, a me tutto sembra fuorché un ciarlatano. Se devo trovargli un difetto è che delle volte si sbilancia troppo. E sul tubo non puoi sbilanciarti. Perché, tac. No, perché quelli che lo perculavano, quando ci azzeccavano, quando Fabio ci ha azzeccato, molte volte, dove erano? Basta. E così è tutto il fatto. Ragazzi, veramente, scendere nei contenuti è molto più difficile. Ma non perché io mi ritenga superiore agli altri. È molto più difficile perché innanzitutto fai meno visualizzazioni che fare lo spettacolino, spaccare piatti, questo e quest'altro. È molto più difficile. Ok? Quando poi... uno non è che vuole essere per forza anticonformista o per forza spirito di contraddizione, come mi rimproverà un amico: cacchio, non lo critichi Allegri. No, è chiaro che ha le sue colpe, è chiaro ed evidente che ha le sue colpe, ma chi si ferma solo all'allenatore non ha capito niente. Qui c'è qualcosa di molto grosso che va ben al di là dell'allenatore e che onestamente, per come sto vedendo e per come vedo le cose io in proiezioni, naturalmente mi faccio una grattata di coglioni e spero vivamente di sbagliarmi. Questa è una cosa che andrà per le lunghe, ma molto. Questo rischia di essere peggio di Calciopoli. Qua rischiamo di riprenderci, di metterci molto più tempo di quando ce l'abbiamo messo per riprenderci da Calciopoli. E tra poco vi spiego perché. Il tempo di far benzina. Ecco, fatto un po' di benzina. Torniamo un po' a parlare di quello che stavamo dicendo. Oh, attenzione. Cazzo, parli col telefono. Veramente, io non arrivo a concepire come la pensa certa gente. Vabbè, stavamo dicendo, qui il discorso è molto ampio, articolato. Io stesso ieri in 40 minuti mica vi ho detto tutte le mie impressioni. Non ci stavo dentro. Qualcuno si è mai chiesto perché questi contratti li facciamo andare a scadenza e non proviamo a venderli? Questi calciatori li facciamo andare a scadenza e non proviamo a venderli? Qualcuno se l'è mai chiesto? E a proposito, quando sentite di parlare di perdita di bilancio di 250 milioni di euro, ma voi sapete cos'è un bilancio? Bilancio non vuol dire che la società ci ha rimesso, che la società ha perso soldi. No, non significa che io di meno sul conto corrente, perché poi bisogna
dire cos'è un consuntivo e cos'è un consolidato. Perché io il bilancio consuntivo è: io prevedo di incassare tot, al netto delle spese, io prevedo di incassare tot, una tot cifra. Il consuntivo invece, il consolidato, il bilancio diciamo definitivo, ti dice che tu hai incassato quei 250 milioni in meno di quelli che avevi previsto, non che la società è senza soldi. Attenzione, perché molto spesso si fa confusione. Ragazzi, una società per azioni come la Juventus non è un negozio di articoli per la casa. Non è un negozio di articoli per la casa, è qualcosa di molto più complesso. Quindi già io non so manco se l'ho detta giusta, ma vi posso assicurare che è qualcosa di molto diverso da quello che alcuni vanno cianciando in giro. Quindi questo ridimensionamento della squadra per me è pensato da parecchio tempo, e l'incazzo di Agnelli per me era rivolto verso i cugini più che verso la squadra, era rivolto verso i cugini. Dobbiamo vergognarci? Ma io credo al suo sentimento, perché la vergogna che provo è per aver preso in giro la gente con questi Pogba, Di Maria, e poi naturalmente tutta sta schiera di giornalisti leccaculo del potere, perché gli Elkan sono il potere, altrimenti non avrebbero. Ora raga, parliamoci chiaro. Questi fanno parte di una multinazionale, di uno dei gruppi automobilistici più importanti al mondo. Questi qua possiedono due fra i giornali sedicenti più autorevoli, che per me non lo sono manco per un cazzo, per me. Ma questi sono giornali che, nonostante perdite, vanno sempre avanti, e con vari con direttori che costano, perché un Molinari a Repubblica costa quel che costa. Non è il giornalista, non è il ragazzo che scrive per la testata online di provincia che vi dà i 5 euro articolo e passa la paura a se glieli danno i 5 euro pure, ok? E secondo voi tutta sta stampa attacca una persona, attacca una squadra così? Non dico con il benestare della proprietà, perché direi una falsità. Non dico, però tra il disinteresse totale della proprietà, questo lo posso dire. Avete mai visto un'intervista, avete mai ascoltato una parola di John Elkan sulla Juve? Quando avete sentito parlare della Juve? Da suo fratello. E quando, quelle due volte che ha parlato suo fratello, una volta siamo andati in B, ricordate il famoso smile di Cassano? È fine 2005, è di fine 2005 quella parola. Bisogna renderci simpatici, ci vuole lo smile di Cassano, ricordate quella parola lì? Cos'è successo qualche mese dopo? Ecco, questo è quanto. Queste cose vanno studiate. Non dico che le partite siano combinate, direi una puttanata, no. È stato deciso che questa squadra per un determinato periodo di tempo non deve vincere. Punto. È già successo, sta succedendo e succederà di nuovo finché la proprietà sarà questa. Perché a questi della Juve non gliene frega, ribadisco, questi. Ora, se vogliamo, c'è anche una logica sul discorso dei parametri zero, no, a parte di quelli che vanno via zero. Perché non venderli prima? No, rimettendoci. Allora, una società che ha l'acqua alla gola vende, che fa? Vende, è normale. Questo dimostra perché Cuadrado, Alexandro andranno a scadenza, Rabiot andranno a scadenza e non verranno rinnovati.
anche a venderlo in Major League, come hai venduto Bernardeschi. No, venduto, chiedo scusa, Bernardeschi è andato a zero anche lui. Cioè, una società che ha bisogno di liquidità non lo fa andare a zero il calciatore, lo vende prima, o mi sbaglio? Quindi non credete a tutte queste puttanate, non hanno soldi. Qui c'è qualcosa di molto più grosso dietro, qui c'è un problema di relazioni industriali, tante cose, sulle quali inevitabilmente il calcio ne risente per forza. E poi c'è il campo. Secondo voi, con quest'area da smobilitazione, un calciatore con che spirito va in campo? Con che sentimenti va in campo un calciatore? Che Cuadrado sia in regresso, io lo dico da 2 anni, ma guarda, che Alessandro sia in regresso, io lo dico da 2-3 anni almeno, ma guardarli così, francamente, no. Un conto è essere in regresso, è fisiologico. Un conto è avere quell'atteggiamento là, un atteggiamento scazzato, dice tanto chi cazzo me lo fa fare, non vedo prospettive, un atteggiamento da giocatori che non vedono prospettive. È un po' come quando uno lavora in fabbrica e finiscono le commesse ed è in cassa integrazione. È normale che quando ti vieni chiamato a fare una piccola commessa per poi tornare in cassa integrazione, è normale che ci vai scazzato al lavoro. È normale, perché non hai prospettive, non vedi un futuro. Ecco perché qua si è deciso un ridimensionamento. In pratica gli Elkan vogliono fare, John Elkan vuol fare come suo nonno, ma non è né alla classe né alla competenza. A parte il fatto che suo nonno, anche in anni di crisi, comunque avevi una Juve con un'identità, altrimenti nel 90 non vincevi la Coppa UEFA e la Coppa Italia con il Milan di Sacchi e la Fiorentina di Baggio. Ok? Comunque ti ha creato un'identità. Ecco, ora tutti sti ragazzi, che molti, ma perché non fa giocare i giovani? Poi però quando fa giocare i giovani andiamo cercando la squadra della Champions League. Allora noi dobbiamo anche fare un po' pace col cervello. Ma tutto dove deriva? Dall'ambiguità della proprietà. Deriva tutto di lì. Perché se la proprietà mi dice, signori, mettetevi l'anima in pace, per 3-4 anni non si vince. Mettetevi l'anima in pace. Perché paradossalmente c'è più il cazzo adesso che di quando siamo andati in B. Perché tu sei andato in B, hai venduto questo e quest'altro. Sapevi che sarebbe stata dura la risalita, bene o male lo sapevi. Che poi si è rivelata tutta l'incompetenza della dirigenza della Juve simpatica. Quando si è rivelata l'incompetenza? Quando, dopo il secondo, il terzo posto della Juve di Ranieri, i tifosi volevano qualcosa in più, perché le contestazioni iniziano già nell'ultima parte del secondo anno di Ranieri, quando viene eliminato dalla Coppa Italia dalla Lazio in semifinale, quando vedevi con l'Inter eliminato, il Milan eliminato, la Roma eliminata con la Sampdoria in finale, tu vedevi in semifinale con la Lazio che era decima, non ricordo come la piazza settima, ottava in campionato, c'era Zarate ancora nella Lazio, Pandev, tutti questi qua. Quando tu vedevi la prospettiva di alzare un trofeo solo 2 anni dopo Calciopoli e dopo esserti fatto una Serie B, è chiaro che era allettante la cosa ed era ampiamente alla portata. Poi vai fuori con la Lazio e cominciano le contestazioni. Ranieri perché va via? Viene licenziato per questo motivo. Ranieri viene esonerato per questo motivo. E a proposito di esoneri, bene ha fatto Andrea Agnelli, bene ha fatto a rimarcare la tradizione della Juventus, che non manda mai a stagione in corso via l'allenatore, mai.
mai, neanche nelle stagioni peggiori. Non lo ha fatto con Marchesi il secondo anno, non lo ha fatto con Maifredi, non lo ha fatto con Del Neri. Quando è successa sta cosa? Solo sotto la dirigenza simpatica voluta dagli Elkan e da Montezemolo. I Coboligilli, Blanc, Secco, abbiamo visto l'anno della B, Deschamps che si dimette e arriva con Radini, poi l'anno di Ranieri che il secondo anno si dimette e arriva Ferrara, il terzo anno Ferrara si dimette e arriva Zaccheroni. Noi certe pagliacciate le abbiamo viste solo con la Juve simpatica, e questo per dire a chi vuole la cacciata dell'allenatore, eh? Questi sono i risultati che hai ottenuto con la cacciata dell'allenatore di Ferrara e di Ranieri. No, di Ranieri prima e di Ferrara poi. Questo hai ottenuto. Questo hai ottenuto. Io non mi stancherò mai di ripetere. Ragazzi, volete un'idea di come andranno le cose? Guardate cosa è successo in Ferrari. Volete farvi vedere come stanno realmente le cose? Guardate cosa è successo in Ferrari. E ditemi voi, dopo il caso Suarez, il caso Superliga, la famosa questione dell'ASL di Napoli, con il precedente che abbiamo di Calciopoli, ditemi voi se questo ridimensionamento non assomiglia ai due anni di merda della Ferrari. E ditemi voi se l'improvviso non rinnova Dybala non somiglia al non rinnovo di Vettel. È uguale! Ragazzi, ma davvero credete che siano due, con la stessa proprietà, siano due cose distinte e separate? È uguale, lo stesso modus operandi. E Andrea Agnelli di questa roba non ne può più. Chi poteva prevedere il Covid? Tutto nasce anche dal Covid. È chiaro che ci sono state scelte sbagliate. Cristiano Ronaldo, che ribadisco, tutti siamo bravi a dirlo da dopo che è sbagliato, perché voglio vedere, ribadisco, se ti mettono, se adesso ti dicono abbiamo 200 milioni da spendere, rinnoviamo la squadra o prendiamo Mbappé, voi prendete Mbappé, voi prendete Mbappé, ve lo dico io. Ragazzi, il Napoli è arrivato ottavo con il primo Napoli di Maradona arriva ottavo perché non aveva calciatori all'altezza accanto a lui. Poi arrivano quelli che qualcuno ha chiamato scappati di casa e vincono quello che hanno vinto. Questo è, ve lo ripeto, volete un quadro di quello che succederà? Guardate cosa è successo in Ferrari. Guardate cosa. Ragazzi, sapete quando pigliava Vettel di stipendio? Sapete quando pigliava Vettel di stipendio? 40 milioni. Sapete quanti ne piglia Leclerc? Sapete quanti ne prende Leclerc? 10. È il loro modus operandi. Quindi non aspettatevi campioni. Non aspettatevi campioni. Non aspettatevi di vincere, perché non vinceremo per parecchio tempo. E con la sfiga che abbiamo, capace che il calcio italiano torna forte in Europa, proprio mentre noi siamo deboli, perché noi ce l'abbiamo con la sfiga. A proposito di non vincere mai in Europa, noi ce l'abbiamo con la sfiga. Noi che siamo forti quando il calcio italiano è debole, e siamo deboli quando il calcio italiano è forte. Noi ce l'abbiamo con la sfiga. E questo mi fa rabbia, davvero rabbia. E questa è una proprietà che non ha ambizioni. Questa è una proprietà di cui la Juve non frega un cazzo. Per carità, io, Andrea, all'avvocato, sapete qual è stato il grande danno? La morte del fratello di Andrea. Quello è stato veramente esiziale per la Juventus. Quello era il vero erede degli Agnelli veri. Giovannino, che era a capo della Piaggio. Giovannino, che ha reso la Piaggio l'azienda di moto più famosa al mondo, il brand più famoso al mondo, con gli scooter, la Vespa e tutto il resto. Quello era un vero Agnelli. Perché Agnelli, ricordatevi una cosa, Agnelli nei periodi di vacche magre dal punto di vista economico non ti prendeva il campione, ti sceglieva il dirigente che ti andava a pescare i futuri campioni. Ecco spiegato l'arrivo di Moggi
lo stalliere che deve conoscere bene tutti i ladri di cavalli. La ricordate la battuta dell'avvocato? Questi invece, anziché lo stalliere che deve conoscere bene tutti i ladri di cavalli, che fa? Questi ti portano il liquidatore. Non so se adesso vi è ancora chiaro. Hai voglia a pigliarvela con Allegri voi? Hai voglia a pigliarvela con Allegri voi? Iscrivetevi al canale che è meglio.